Ciao a tutti, voglio parlare dell'effetto alone nella seduzione e nella persuasione. Che cos'è l'effetto alone? È attribuire caratteristiche ad una persona che non ha, ma vengono trasposte, diciamo, da altre situazioni. Ad esempio, per fare un esempio, è come se tu prendi la stessa maglietta e fai giudicare a una persona il tipo, la qualità di quella maglietta, dicendo che l'hai acquistata al mercatino, ad esempio, e poi la stessa maglietta ad un altro gruppo di persone, gli appiccichi sopra l'etichetta, che ne so, di una grande marca, Armani, piuttosto che qualunque altra marca importante, gli fai giudicare la qualità della maglietta. La maglietta è sempre la stessa, ma loro ti daranno due risposte completamente diverse, perché la marca ha un effetto alone, diciamo, sulla maglietta. E questo per questo motivo per cui i grandi marchi, diciamo, possono anche mantenere dei prezzi molto più alti, perché danno un effetto alone. Tra l'altro, l'effetto alone è proprio anche indossando quel marchio, perché se la stessa persona, diciamo, la fai andare in giro, fai giudicare ad esempio il benessere di quella persona, la fai andare in giro vestita con abiti comprati, diciamo, di nessuna marca, e poi prendi gli stessi abiti ma con marcati, diciamo, oppure la fai andare in giro firmata, le persone le attribuiranno delle caratteristiche di benessere che magari in realtà non ha, perché non è che, diciamo, ci sono miliardari che vanno in giro vestiti normalmente e morti di fame, diciamo così, che vanno in giro firmati per manifestare delle ricchezze che non hanno. E questo di fatto è quello che fanno molti seduttori: vanno in giro, noleggiano, diciamo, per quella sera l'auto super sportiva, in modo tale che loro sono magari addirittura senza auto. Però per quella sera noleggiano l'auto in modo tale che poi riescono a, diciamo, fare colpo sulla donna che attribuisce le caratteristiche dell'auto alla persona e attribuisce alla persona delle caratteristiche che di fatto non ha. È un effetto che viene utilizzato moltissimo. Viene utilizzato moltissimo nella politica, ad esempio. Un politico che ne so, si fa vedere in giro con gli operai, andare nelle fabbriche, sotto elezioni ovviamente, si fa vedere in giro, andare nelle fabbriche con gli operai a interessarsi dei problemi e qua e là, e questi lo voteranno perché l'effetto alone cos'è? Se sta parlando con noi farà delle leggi, se è interessato a noi farà delle leggi quando, se verrà eletto, a nostro favore, fondamentalmente. E questo è quanto usato nella seduzione. L'effetto alone, come dire, se un uomo, ad esempio, ha la fama, cioè molte donne lo cercano, lo vogliono, lo desiderano, dicono che è un grande amatore, ma quando uno ha una fama di questo genere, diciamo così, attira un certo tipo di donne, non perché abbiano, ma perché l'effetto alone gli attribuiscono queste caratteristiche che di fatto loro non hanno testato comunque, e che si basano, è una tattica alla preselezione, no? Fai vedere se che è seguito da molte, amato, inseguito da molte donne, e tu fare la stessa cosa perché te l'hanno selezionato gli altri. Un effetto alone, la preselezione di fatto è come dire, una particolarità dell'effetto alone. Questo viene quindi molto utilizzato, bisogna stare molto attenti perché noi spesso giudichiamo sulla base dell'effetto alone. Addirittura se noi vediamo una persona, diciamo così, che frequenta, fa un esempio invece nel campo spirituale, che è amico, che frequenta un grande saggio, per fare un esempio, un maestro spirituale, e per il fatto che queste qua sono amici, ad esempio, anche all'amico, che magari di saggio e di spirituale non ha nulla, vengono attribuite le caratteristiche del saggio, proprio per effetto alone. Ma questo vale nel bene e vale anche nel male. Se hai un amico mafioso e frequenti, ma magari tu sei una bravissima persona e
questo lo fanno pure, e che non so, perché un tuo amico magari d'infanzia lo frequenti, ti viene subito appiccicata l'etichetta di mafioso pure te. È proprio un fenomeno che si diffonde, diciamo, in tutte le aree della nostra vita. Dobbiamo tenerne conto perché nel bene e nel male ha degli effetti che sono molto, molto importanti. Dobbiamo cercare di usarli nel modo corretto se vogliamo, diciamo così, avere dei benefici e non, come dire, delle situazioni che possono peggiorare, insomma. Quindi, come tutte le cose potenti, vanno utilizzate nel modo giusto per ottenerne vantaggio e non svantaggio. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale perché potrai vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Iscriviti al canale. Ciao!